Tizio che è appassionatissimo di caccia all'orso, quindi parte con tutta la sua attrezzatura e se ne va in Canada, dove ci sono dei posti dove di orsi ce ne stanno veramente a miriadi. Quindi arriva in questo bosco del Canada con il suo fucile, la sua attrezzatura, si piazza dietro a un sasso e inizia a guardare il panorama col suo cannocchiale, quando a un certo punto vede un grizzly enorme in lontananza, quindi prende il suo fucile, lo carica, lo punta e spum, ammazza sto grizzly al primo colpo. Solo che dopo un po' si sente bussato sulla schiena, tuc, tuc, si gira e vede un grizzly ancora più grosso di quello che aveva ammazzato, che gli fa: tu hai ammazzato mio fratello, mo c'hai due possibilità, o t'ammazzo oppure bunga bunga. Insomma, questo, se devo morire preferisco bunga bunga. Insomma, l'orso bunga bunga, potete immaginare che bunga bunga, vista la mole di sto grizzly. Soltanto che questo non contento, tanta è la passione, che il giorno dopo ritorna nello stesso bosco ancora a caccia d'orsi. Quindi si mette sempre dietro a sto sasso, inizia a guardare il panorama col binocolo, vede un orso enorme, tira fuori il fucile, lo punta, pum, e lo prende in pieno. Soltanto che se risente bussare dietro alla schiena, si rigira, è sempre sto grizzly enorme che gli fa: tu hai ammazzato pure mio cognato, mo c'hai due possibilità, o t'ammazzo oppure bunga bunga come ieri. Insomma, questo è, vabbè, dai, rifamme bunga bunga, a me te morì proprio non me va. E insomma, l'orso bunga bunga un'altra volta. Però questo non contento, il giorno dopo ritorna nello stesso bosco canadese, allora si ripiazza dietro allo stesso sasso, allora si mette a guardare il panorama col binocolo e vede un altro grizzly, allora punta il fucile, pum, lo prende in pieno. Solo che dopo un minuto si risente bussare dietro la schiena, si gira, è sempre sto grizzly enorme che gli fa: au, tu hai ammazzato pure l'altro mio cugino, mo te do altre due possibilità, o t'ammazzo oppure bunga bunga peggio di ieri e dell'altro ieri. Oh, e che te devo dire, è arrivato a me sto bunga bunga, insomma bunga bunga un'altra volta. Però questo, tanta è la passione, che il giorno dopo ritorna un'altra volta nello stesso bosco, quindi si fa una passeggiata e stavolta però cambia sasso. Quindi si mette dietro a sto sasso, inizia a guardare col binocolo e vede un grizzly veramente importante. Allora tira fuori il fucile, punta, pum! E insomma lo prende in pieno al primo colpo. Si risente bussare da dietro, pu, pu, pu. Insomma, si gira, è sempre sto grizzly che gli fa: au, a bello, dimmi una cosa, ma te qua ci vieni per cacciare?